Torniamo a parlare di accessori per il decespugliatore. Siamo in primavera, quindi l'orso si è svegliato dal letargo e finalmente posso tornare un po' a lavorare all'esterno. Ime gentilmente mi ha offerto da provare questa testina. È una testina Fresia Multipla per un decespugliatore. Avete già visto qualcosa di simile sul canale quando vi ho parlato della Mitilla lo scorso anno. Quella era con 4 frese, questa ne ha 3. Esistono anche altri tipi di testine con 2 frese, ne esiste anche solo con una. E tra un po' dopo la sigla vi presento il prodotto e ci sono alcune cose interessanti da vedere che non si trovano su altre testine, ecco perché l'ho accettata in test. Ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Uno splendido esempio di manifattura made in Italy, questa è stata realizzata in Italia, è marchiata IME e il produttore, viene ingegnerizzata e prodotta in Italia e pesa abbastanza. Adesso vi faccio vedere con la mia bilancina il peso, vediamo di cosa parliamo. 2,250 kg di lega di alluminio AB46/100, tutti i componenti interni sono di qualità e sono stati poi adattati e lavorati dal produttore. La particolarità di questa testina, vengo subito al punto, è la presenza di questo ingrassatore. Questo non lo trovate su altre testine, almeno io non ne ho mai viste, su quelle che ho provato di sicuro non c'erano. È un ingrassatore che serve per ingrassare gli ingranaggi interni, che sono fatti in acciaio, e all'interno ci va il grasso al litio. Ogni tanto bisogna dare un'ingrassata senza dover aprire nulla e quindi si preserva la funzionalità del prodotto. Vi parlo adesso brevemente delle fresette. Allora, intanto, a cosa serve questa fresa qui? Non serve sicuramente per fare l'orto, nel senso per scavare il terreno, questo non è il prodotto giusto. Non serve per togliere l'erba, non è quello il prodotto giusto, vi parlo di erba alta. Serve sì a togliere l'erba, ma a fare una leggera sarchiatura di precisione intorno alle piante. Dopo infatti lo proviamo intorno ai carciofi da me. Allora, fresette 6 cm di profondità utile, ma in realtà tenete conto che poi qui c'è lo svaso, quindi arriviamo intorno ai 5 cm. Lo spessore di ogni fresa è da 3 mm, non è poco. Essendo un prodotto italiano ed è un made in Italy completamente, abbiamo tutti i ricambi sempre disponibili. Le fresette si smontano attraverso dei bulloni con testa da 10 e, come vi dicevo, sono completamente intercambiabili. È universale. Il foro di aggancio al decespugliatore è universale, quindi questo lo vediamo tra un po', lo montiamo insieme e vediamo come funziona. Per il montaggio partiamo da questa situazione. Bisogna avere una rondella, questa non è fornita in dotazione ma è una rondella classica, serve soltanto poi per centrare, vedete, il bullone di fissaggio. Allora, sono un po' scomodo che c'è la videocamera, quindi farò un po' di tentativi. Questa centra il foro, vi servirà una chiave a tubo, se no non ce la fate, e ricordatevi che lavoriamo in senso antiorario, quindi sto svitando per avvitare. Ecco, una volta raggiunta la sede bisogna poi fermare il tutto. Vedete, lavorare scomodo perché dovrei lavorare frontalmente, ma ho la videocamera e non posso fare diversamente. Benissimo. Vediamo innanzitutto il senso di rotazione delle frese. Due girano in un verso, quelle esterne, mentre quella interna gira al contrario. È proprio il senso di rotazione degli ingranaggi. Perfetto, adesso dobbiamo fermarla con le staffe. In rotazione avrete dei cappellotti di gomma. Vedete, hanno un numero stampigliato sopra, 28, 26 e 24. Quindi in base al diametro della vostra asta dovete mettere quello corrispondente. Io nel mio caso uso il cappellotto più grosso, che è il 28. Serve per non far scivolare il cappellotto metallico che ci va sopra. Adesso poi lo metto senza essere ripreso, perché tanto è un'operazione abbastanza tediosa. Si mette così al contrario e questo poi si fissa, e qui vanno fissate, questo ve lo faccio vedere dopo, le due aste metalliche, queste qui, in modo tale da fare corpo unico con la testina. Solo un particolare, perché certe cose vanno notate. Il cappellotto è marchiato Fisher. A me piacciono questi particolari perché riesco a capire un pochino di più la bontà del prodotto ancora prima di utilizzarla. È una cosa mia, per carità, volevo farvelo vedere. Ci rivediamo fra un secondo. Allora, ci dovete perdere qualche minuto per il montaggio, però è abbastanza semplice perché adesso vi do una misura che vi servirà per fare molto più velocemente di quello che ho fatto io. Il cappellotto rispetto, io parlo di questa testina ovviamente, se è diversa abbiamo risolto niente, rispetto alla fine della testina, dal centro del bullone siamo intorno a 66 mm, quindi vi posizionate più o meno a questa altezza, lasciate lente le staffe dentro le viti perché poi le tireremo in un secondo momento. La parte della scritta IME è verso l'operatore, quindi non vi potete sbagliare, quindi la parte della testina va all'esterno del decespugliatore, non al contrario. Si infilano le due staffe all'interno
dei bulloncini che escono da sotto, e da sotto tiriamo con una brugola da 4. Questo si può fare perché la staffetta, questa superiore, è filettata, quindi il dado servirà soltanto per fissare la staffetta, mentre così noi possiamo lavorare. Vedete, tiriamo. Vi consiglio quindi di lasciare un po' lento anche il cappellotto, così vi potete muovere sull'asta, tirare un po' a destra e un po' a sinistra, non solo da una parte. Il cappellotto ormai non si muove più perché c'è la gomma sotto che lo tiene in posizione. Se volete essere un pochino più sicuri, potete mettere degli autobloccanti, in questo caso ci sono quelli semplici, normali. Testa da 8 e per finire brugola da 5 e blocchiamo la testa. Allora, questo alla fin fine è come un erpice rotante a tutti gli effetti. Serve per smuovere il terreno, serve per togliere l'erbetta superficiale, per rompere la crosta del terreno affinché diventi più permeabile. Se utilizzato in modo continuo, cioè periodicamente, senza far crescere l'erba alta, ecco, ha il suo perché. E ve lo dico già prima, perché avevo provato l'altra. La velocità massima consigliata dal produttore è di 5.000 giri al minuto, ovvero corrispondono a circa il 70-75% di una potenza di un cespugliatore, che in questo caso è consigliato da minimo 35 cc in su. Se avete un cespugliatore sotto i 35 cc non è consigliata dal produttore, quindi magari evitate di acquistarla. Andiamo a provarla sul campo, però prima vi dico cosa consiglia il produttore per utilizzarla bene. Ecco, attenzione a questa informazione, perché può fare la differenza tra avere la soddisfazione di aver acquistato un prodotto che serve al proprio scopo, oppure pensare di aver buttato via i soldi. Visto che costa 240 euro, non è proprio regalata, è giusto utilizzarla nel modo corretto. Il produttore consiglia di appoggiare le testine, le lame, nel terreno, quindi farle entrare da sole con il loro peso, e poi dare gas al decespugliatore e tirare verso di sé. Se abbiamo l'erba leggermente più alta, e questo mi era successo con l'altra testina, io comincio a far girare le frese prima di toccare a terra, l'erba si attorciglia e quindi poi ci dobbiamo fermare e toglierla perché si è incastrata. Non abbiamo lavorato bene in quel caso lì. Noi dobbiamo far sì che la fresa tocchi a terra e poi dare gas. Questo è un particolare molto importante. L'altra volta me ne sono accorto poi con l'esperienza, ma questa volta questo produttore lo ha messo nero su bianco ed è molto importante. Andiamo a provarla. Ho già iniziato a lavorare vicino ai carciofi. Ora provo questo qui, lo provo con voi. Allora, dopo vediamo il risultato, eh. Albero da frutto! Questo è il nocciolo. L'ultimo test lo facciamo qui, dove l'erba è veramente molto alta, arriva a metà tronco. Non è una testina per fare questo lavoro, ma voglio vedere comunque come si comporta.
Allora alla fine mi sono fermato perché il lavoro viene e viene anche abbastanza bene, solo che ci metto troppo tempo perché avete visto ogni tanto se faccio partire la testina qui dove l'erba è alta va da sé che si attorciglia, ma come vi dicevo non è questo il compito di questa testina qui, non è una testina taglia erba, è una testina che serve per smuovere il terreno di qualche centimetro e se avete l'erba bassa, io qui l'ho portata al limite con l'erba alta, ci sono riuscito, ma vi sposto e vi faccio vedere il lavoro che ho fatto vicino ai carciofi, che secondo me merita come analisi. Ovviamente non mi sono azzardato di andare sotto il carciofo, quindi l'erba più vicino ovviamente si fa a mano con una zappetta qualcosa, ma non è quello il senso. Questa fresa gira e gira forte, se sbagliamo si porta via la piantina naturalmente, però il grosso qui intorno l'ho pulito. Faccio vedere anche questi altri. Parliamo anche di erba di un certo tipo, quindi quando ci capita sotto, se lo utilizziamo nel modo corretto come prescrive il produttore, cioè appoggiare la testina a terra e dare gas e poi fermarci a un tre quarti di gas, lei funziona molto bene. Qui ho fatto il nocciolo e ho fatto un lavoro abbastanza discreto, vedete sotto come sono arrivato. Se il terreno è in tempera, cioè se il terreno è umido al punto giusto e l'erba non è eccessivamente alta, si può utilizzare la testina davanti e dietro, cioè in avanti e verso l'operatore. Io ho fatto così, ho provato un po', con un po' di mano ci si riesce, si accelera il lavoro. Se invece il terreno ha l'erba alta, il mio consiglio è quello di andare per step, cioè mettere la testina lontano e tirarla verso l'operatore, però con un po' di mano si riesce a fare una buona pulizia degli alberi da frutto, dei carciofi in questo caso. Ecco, guardate questo piccolino come l'ho rifinito, va abbastanza bene. Allora tiriamo le somme, 250 euro circa, non è regalata, però è un prodotto made in Italy, ci sono sempre ricambi, quindi non è una testina adatta a tutti, non a tutti serve, però se dovete pulire intorno agli alberi e intorno a determinate piante con erba non troppo alta è una buona scelta. Mi ero già trovato bene con l'altra a 4 rotori, questa ne ha 3, un pochino più maneggevole, un pochino più facile da utilizzare, ha meno inerzia, nel senso che non vi porta l'asta di qua di là, se ci si prende la mano si lavora abbastanza bene, è abbastanza precisa come testina, non dà vibrazioni all'asta e il punto forte, come vi dicevo all'inizio della recensione, è l'ingrassatore. Grasso litio vi arriva già così con le due aste e con il cappellotto. Vi lascio qui nella descrizione uno sconto del 5%, varrà soltanto per circa 30 giorni, poi lo toglierò, è solo per voi, non ci guadagno niente, non è un link affiliato assolutamente. Se vi può interessare potete acquistarla tramite quel link lì. Grazie per essere stati con me anche oggi, ringrazio Ime che me l'ha data in testa gentilmente, ovviamente non sono stato pagato per farla e la testina è disponibile per rientro al produttore. Ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, lasciate un like, iscrivetevi, salvatevi il video se vi può interessare, condividetelo con qualcuno che magari ha queste esigenze qui. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.